Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Seduta a plenaria per il Parlamento degli studenti della Toscana all'interno di Palazzo del Pegaso, al centro la questione delle donne iraniane in lotta per la vita e per la libertà. Per dare voce alle proteste in Iran, ospiti della seduta plenaria del Parlamento regionale degli studenti a Palazzo del Pegaso, Saeed Man e Sanat Partov del movimento Donna vita libertà. Ad aprire l'incontro che fa parte delle iniziative legate alla Giornata internazionale della donna, la presidente Maria Vittoria D'Annunzio che ha spiegato come la situazione in Iran sia al centro della seduta. Assolutamente, con l'ufficio di presidenza, eh, oltre ad aver scritto un comunicato stampa, abbiamo deciso di inserire nell'ordine del giorno eh, la discussione su quanto avvenuto perché riteniamo importantissimo debellare eh, queste forme di bullismo e forme che sfortunatamente ci riportano al passato. Eh, proprio ieri sono stata a nome del PRST a un, un evento organizzato dall'associazione Tocca a Noi, eh, associazione partitica che si occupa diciamo, in generale della diffusione del senso civico e, dei sensi, e del valore democratico che riguarda tutti noi giovani, falleva molto sui giovani ma è stato un evento comunque che riprendeva tutte le generazioni, dalla X alla Z, insomma eh, tutte e è stato, è stato un bel momento di confronto anche con Giuseppe Civati che ha presentato il suo libro e grazie a questo incontro sono riuscita a fare tesoro di quelli che alla fine sono i valori che vogliamo portare avanti anche in questo Parlamento, ovvero i valori democratici, i valori dell'antifascismo che oggi ci teniamo a ricordare. Beatrice Galatolo del Parlamento degli Studenti ha spiegato la sua grafica lotto dedicata a Nika Shakarami, la 17 enne Iraniana uccisa per un video in cui cantava senza velo. Una, donna, una ragazza 17 enne morta per un video di, di lei che cantava, girato su internet, un una, una canzone d'amore del 1968 che è stata presa dalla Polizia Morale. Uccisa, brutalmente uccisa, e il cadavere è stato trovato dopo dieci giorni. Questo, questa grafica va a rappresentare eh, appunto lei usando le varie, vari tipi di design, vari tipi di grafiche che vengono usati adesso in modo di rivolta dai grafici e gli artisti eh, iraniani. Ho deciso di usare eh, le carte dei tarocchi partendo molto dal simbolo del lotto. Ho usato il lotto di coppe che è la carta della speranza, fa parte degli arcani minori, parla di speranza come speranza che questa cosa possa cambiare, la necessità che questa cosa debba cambiare e che si arrivi a una parità di diritti essenziale in questo momento, che magari sembra ancora lontana, ma che le persone vogliono con ardore. E eh, l'otto degli arcani maggiori, ovvero la giustizia, la giustizia che è una legge che non si transige che vive dentro ognuno di noi, che è la legge del rispetto, la giustizia, non solo morale, la giustizia che ognuno ha verso gli altri, dove ognuno viene trattato equamente, eh, dove ha lo stesso diritto di potersi esprimere e di poter far conoscere la propria anima. E appunto parlando di anima ho trovato giusto portare la filosofia di Amedeo Modigliani, che parla appunto del fatto che non si possono disegnare le pupille a chi non si conosce l'anima. Questa ragazza lo Stato ha strappato il, il suo diritto, il suo piacere di poter esprimere chi fosse, di poter far conoscere gli altri la, la sua anima tramite l'arte. Era, era una ragazza a cui piaceva tanto cantare, tanto la musica e lo Stato ha deliberatamente deciso di strapparle questa possibilità. Per questo c'è l'assenza delle pupille nel disegno, appunto per rappresentare la mancanza di tatto anche, la mancanza di rispetto del regime che c'è adesso verso le persone, le giovani donne che lo abitano. In Iran in questo momento sono proprio ragazzi della loro età che sono promotori di, di tutto questo movimento. E poi ne parleremo durante l'intervento. Sono stati uccisi numerosi ragazzi proprio delle scuole, all'interno delle scuole. È una protesta che è, è molto sentita proprio tra i giovanissimi minorenni addirittura, quindi informare loro, io penso che proprio loro vedendo questi ragazzi possono avere un'empatia che è maggiore rispetto forse anche a, a un adulto. E siamo qui per ehm, sostanzialmente dare, dare voce alla, alle proteste, alla rivoluzione che è in corso in Iran. E sensibilizzare ehm, e un po' eh, diciamo fare da portavoce ehm, nei, diciamo nei confronti del, dei ragazzi e volevamo parlare un po della di quello che sta succedendo in Iran, ma contestualizzandolo nella, diciamo, nel contesto storico, sociale in cui è nata, per, dargli, per eh, diciamo, renderlo un po' più ehm, come dire, ehm, tangibile come, come, come evento, per, ehm, perché si sente spesso che se ne parla in una specie di... di Diciamo, come, una, come un evento isolato, mentre ha, eh, è un evento che ha le radici molto lontane. Nel corso dell'incontro si è ribadita più volte l'importanza di parlare ai ragazzi anche nelle scuole. In Iran sono proprio i ragazzi, infatti, i promotori di questo movimento. Missione a Bruxelles per il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha preso parte al Comitato europeo delle regioni nel segno di Davide Sassoli. In questi due giorni abbiamo trattato tante questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini della nostra regione, della Toscana. Abbiamo discusso relativamente agli affitti brevi in modo da poter offrire regole più chiare e maggiore trasparenza. E poi abbiamo definito un'iniziativa tesa a ridurre l'uso di pesticidi in agricoltura in modo da sostenere le api che sono fondamentali nel nostro ecosistema. E infine la necessità di lavorare perché venga rimosso dovunque in tutta Europa l'amianto e noi su questo come Toscana avevamo già iniziato a lavorare con un'apposita regge regionale. Infine l'impegno che mi prendo e questo per una regione come la nostra è fondamentale fondamentale e che nella prossima sessione plenaria si discuta e si dica che siamo contrari all'etichetta sanitaria sui vini proposti dall'Irlanda. Siamo contrari perché questo è un modo sostanzialmente per toccare il nostro tessuto produttivo, la qualità delle nostre produzioni e credo che ognuno di noi debba fare una battaglia perché resti anche in questo caso dalla parte giusta della, della storia, quella a sostegno di chi produce e di chi investe sui nostri territori. Cinque studenti sono risultati vincitori del premio per le migliori tesi di laurea in ambito neuroriabilitativo, la cerimonia all'interno del Palazzo del Consiglio regionale. Sono cinque gli studenti premiati dalla Fondazione Gianfranco Salvini per le tesi di laurea 2022 con contenuti innovativi nella neuroriabilitazione. Ad ospitare la cerimonia di consegna dei riconoscimenti la Sala Gonfaloni di Palazzo del Pegaso. A vincere il premio da 2.000 euro destinato alla tesi di specialisti in medicina fisica e riabilitativa è stata Stefania Spina dell'Università di Foggia. Gli altri quattro riconoscimenti da 1.000 euro ciascuno per lauree triennali nella classe delle professioni sanitarie e della riabilitazione sono andati a Gloria Mataldi dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, Sofia Gandolfi dell'Università degli Studi di Padova, Lorenzo Balducci dell'Università degli Studi di Torino e Elisabetta Valentini dell'Università degli Studi di Siena. Sono stati segnalati i lavori di Martina Cristinziano dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, di Gaia Scaccabarozzi dell'Università degli Studi di Milano, Ludovica Dalle Crode dell'Università degli Studi di Padova, di Diego Piatti dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, di Angela Maria Politi dell'Università degli Studi di Siena, Silvia Salvalaggio dell'Università degli Studi di Padova. Collegato da Bruxelles, dove si trovava per impegni istituzionali, il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo che non ha voluto far mancare il suo sostegno all'iniziativa. Sì, è un, un connubio direi che vorremmo festeggiare tutti i giorni. Significa che eh, abbiamo centrato l'obiettivo quello di creare un, una cultura eh, dopo di noi, no? dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo eh, ambito davvero importante della neuroreabilitazione. Eh, significa investire sui giovani, significa fargli comprendere che le istituzioni sono vicine a loro. Io ho accolto con favore eh, la richiesta dell'ingegnere buon compagni di, di essere presente qua come, come con la Fondazione, perché eh, farlo all'interno delle istituzioni significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro. Noi sappiamo che i, i luoghi dove la cura funziona meglio e dove la ricerca eh, si sviluppa e dove si riesce a trasferire sulla parte clinica l'attività eh, e i risultati della ricerca. allora la fondazione in questo caso fa questo, premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca, quelle persone che hanno fatto ricerca e che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività in questo caso di riabilitazione. Quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano. Tra l'altro viene proprio a una settimana dall'approvazione della nuova riforma sugli IRCS che ci permetterà di avere e rafforzare in grandi istituzioni toscane come Meyer e speriamo anche la fondazione Monasterio eh, l'attività di ricerca in maniera più eh, istituzionale e strutturata. Eh, la Fondazione Gianfranco Salvini, dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo, eh, ha deciso due anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani, eh, cercando anche di eh, investire le risorse. Che la Fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca, per favorire la ricerca e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuroreabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. Il centro Ricerche della Clinica di Riabilitazione Toscana eh, appunto ha da sempre una collaborazione con la Fondazione Gianfranco Salvini. Abbiamo ricevuto finanziamenti nell'ambito della nostra attività di ricerca di tipo traslazionale. Quindi un'attività di ricerca che cerca di produrre dei miglioramenti nella qualità dell'assistenza al paziente, proprio attraverso la sperimentazione, attraverso il confronto e anche attraverso la diffusione di nuove strategie di cura. Perché abbiamo visto negli ultimi anni il passaggio da tesi sostanzialmente di tipo compilativo e aneddotico, attesi con impostazione scientifica, eh, che inevitabilmente eh, sono attraino dell'innovazione nell'ambito delle neuroscienze. Come espressione del mondo del volontariato è stato consegnato un omaggio floreale a Ivana Cannoni. Durante la premiazione è stato presentato anche il libro Innovazione e Metodo Sperimentale nella ricerca riabilitativa che raccoglie gli elaborati. Continuano le celebrazioni dei 100 anni delle storiche eh, associazioni sportive del territorio toscano. L'ultima in ordine di tempo è stata l'associazione l'ASD Santa Maria a Monte in provincia di Pisa. Il Consiglio regionale ha celebrato il centesimo anno dalla fondazione della società calcistica Virtus Santa Maria a Monte con la consegna di una targa. La cerimonia si è svolta nella sala del gonfalone di Palazzo del Pegaso. È stato il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Marco Casucci con affianco fianco i consiglieri Meini e Galli a consegnare il riconoscimento al presidente dell'Associazione Sportiva di dell Lestantistica Leonardo Rosi che era accompagnato dal vicepresidente Marcello Luschi. Questa per noi è un'emozione importante anche perché non pensavamo di poter essere accorti in una cornice così e di avere dei riconoscimenti per noi piccole società di lettera artistica importanti perché insomma fa sempre piacere che qualcuno insomma, ci onori di una targa per i nostri cent'anni. Ci eravamo prefissati un obiettivo, quello di aprire quotidianamente il palazzo al mondo reale. E lo sport cosiddetto, che poi in realtà non lo è, cosiddetto minore, è un aspetto determinante per la socializzazione, per far crescere bene i nostri ragazzi, per trasmettere dei valori importanti. Rendiamoci conto che anche per questa società sportiva di diettanti in realtà ci sono ecco, scuole per circa 300 ragazzi del territorio, quindi un valore immenso. E noi dobbiamo dirgli grazie, noi dobbiamo essere presenti e dobbiamo ricordarci di loro, specialmente per questi compleanni, che è bene festeggiare proprio presto il Palazzo della Regione Toscana. Nel suo secolo di vita la società che ha sede in provincia di Fisa può vantare una lunga avventura di generazioni di calciatori direttanti. Tra questi ha fatto anche il grande salto Qualcuno su tutti il nome di Romano Fogli, campione in campo con lo scudetto Al Bologna di Fulvio Bernardini e trionfi internazionali con il Milan, oltre a 13 presenze con la maglia della nazionale e infine allenatore di lungo corso. Perché è Romano è da cui noi prendiamo spunto dove la nostra scuola calcio è intitolata a lui. Cerchiamo di essere leali, sportivi e di cuore buono, cioè, perché Romano è una persona molto disponibile, infatti è apprezzato e gli vogliono bene da tutte le parti. Dove, dove noi andiamo a bussare con il nome di Romano Fogli si, trova proprio, si vede che la gente è contenta di lui e che ha, ha lasciato un ricordo bene, non solo sportivo, ma proprio umano. Il mondo dello sport non è soltanto la partita della domenica, non è soltanto il Giro d'Italia, non è soltanto il Tour de France, non è soltanto la pallavolo della domenica, ma è tutto questo mondo che ci permette di effettivamente di tirare fuori campioncini, di tirare fuori eventualmente ragazzi che poi dopo ci possono, possono portare in alto il nome dell'Italia, ma soprattutto è il movimento, che, è il messaggio che noi andiamo a dare ai giovani tirarli fuori da casa, tirarli fuori dai computer, ma portarli a fare attività, perché tutto questo poi dopo comporta anche eh, sicuramente una vita migliore, con delle regole migliori. E io dico sempre che gli istruttori sportivi in questo momento sono l'ultimo avamposto per l'educazione dei ragazzi. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. Il prossimo appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana è alla prossima settimana.